Davide vuoi fare da corridore, 10 stagioni da professionista, ha partecipato a 7 Giri d'Italia, 2 Tour de France e 2 Mondiali su strada e 9 Classiche Monumento, 8 vittorie di cui 2 tappe al Giro d'Italia, 2 campionati italiani su pista, specialità in seguimento. E da direttore sportivo ha vinto 3 Giri d'Italia con Battaglini, Visentini e Roche, un Tour de France con Roche e una Vuelta de España con Battaglini. Ha diretto alcuni grandissimi campioni degli anni 80 e 90, tra cui ne citiamo solo alcuni perché la lista è davvero lunga: Giovanni Battaglin, Stéphane Roche, Roberto Visentini, Claudio Chiappucci, Marco Pantani, Guido Bontempi e altri ancora, molti altri ancora. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui. Sicuramente il completo di Marco da lassù sarà felice anche lui di aver fatto questo gesto, perché era un ragazzo straordinario che ci ha lasciato troppo presto. Beh, il grande ricordo che ho di Marco è che quando avevo 20 anni mi telefonò un giorno e mi disse che voleva venire a correre alla carriera con me, e io gli dissi che non poteva passare professionista perché allora c'era un regolamento di 3 anni dei dilettanti, e l'anno dopo vinse il Giro d'Italia dei dilettanti, e nonostante questa vittoria lui mantenne la parola di venire, perché aveva una fiducia straordinaria nei miei confronti, nella squadra, e di conseguenza questo è un ricordo che mi porto sempre dietro, perché io volevo bene a lui, ma lui voleva tanto bene a me, e questo è quello che rimane dalla vita, no, in fondo. Certo. E di conseguenza, poi tra l'altro, l'ultimo anno che ha corso, alla Mercatone nel 2003, mi chiamò il presidente Romano Cenni e disse che faceva la squadra se io andavo là a dirigere Marco. Questo qua è avvenuto, però non è stato sufficiente, perché è finito il Giro d'Italia e lui si è introdotto in una situazione difficilissima nella quale più nessuno l'ha visto. Lei ha visto subito che era un fenomeno, però ha dovuto inserirlo all'interno di un gruppo con, insomma, delle persone già di grande valore. Quindi penso a Chiappucci, che c'era già. Quindi com'è la gestione di una fase così? Ma innanzitutto io ho avuto la fortuna di avere un grande sponsor come la Carrera, e la grande fiducia che mi hanno dato, mi hanno lasciato lavorare secondo le mie iniziative. Questo è una base molto importante, perché non è facile fare direttore sportivo raggruppando. Noi avevamo già 20 corridori, facevamo già un'attività internazionale, di conseguenza la squadra, tra massaggiatori meccanici, dottori, preparatori, era dotata di 50-60 persone. Il mio lavoro, fare direttore sportivo, è quello di vedere un ragazzo e vedere che ha delle qualità. È una cosa che hai, che ti fai dell'esperienza avendo corso per tanti anni. Di conseguenza poi va creata una situazione molto professionale attraverso i meccanici, il dottore, il massaggiatore, va creata molto una situazione molto, molto importante. Io ci tengo molto a dire una situazione familiare, perché una persona che sta via tanto tempo da casa per l'attività, perché facevamo già attività molto internazionale, e la cosa migliore è che quando deve fare la valigia e partire da casa deve essere felice che va in una squadra, in una situazione nella quale si trova bene. E questo è lo zoccolo duro, è lo zoccolo importante che un direttore sportivo deve creare. Io fortunatamente sono riuscito a farlo attraverso l'aiuto di tutti quanti, e questo qua ha portato a avere tanti successi. Poi il direttore sportivo non è che fa diventare campione Pantani o Chiappucci o altri, non è. Deve solo creare una situazione, di mettere in condizioni, come ho detto prima, i campioni sono già loro.
Certo. Sì, sì, però creare le condizioni e permettere al talento di emergere è merito di chi gestisce la situazione, come ha detto lei, bellissima la, come dire, il parallelo con la famiglia, col fatto di sentirsi a proprio agio, di potersi esprimere al meglio, che è un concetto sicuramente fondamentale per poter stare bene e tirar fuori il massimo. Sì, ripeto la parola che ha detto lei, che è importante, non è, ho sempre creduto in questi valori. Gestire un conflitto, il dualismo tra due persone di valore. E, penso al caso del famoso tradimento di Roche su Visentini nel Giro d'Italia dell'86. Ecco, magari ce la racconti lei per come l'ha vista e comunque come ha gestito, cosa ha potuto fare in questa situazione che si è venuta a creare. Ma è una situazione abbastanza anomala, perché allora quel Giro d'Italia lì noi avevamo vinto tantissimo. Avevamo due campioni come Visentini e come Roche, che erano primo e secondo in classifica. Roberto vinse il cronometro a San Marino e di conseguenza prese la maglia rosa. Il giorno dopo, per la tappa che arrivava a Sappada, c'era una discesa molto tecnica, molto difficile, nella quale Roberto in discesa è molto bravo, era molto specialista lui, in quanto era un ottimo sciatore. Io alla riunione gli dissi di stare attenti, che ci sarebbe stato qualche attacco di squadre importanti, tipo la Panasonic, che era uno squadrone, e di conseguenza quando è partita la tappa, questo qua è avvenuto e in discesa fecero un attacco importante, nella quale nei primi 4, 5, 6 corridori in testa, nella fuga c'era dentro Roche, che in quel momento era secondo, visto che Roberto aveva la maglia. Roberto si è fatto sorprendere in due, mezzo al gruppo, e il problema di Roberto, che è un grande corridore, un grande campione, si è fatto sorprendere, però è partito di testa. Tanto è vero che, facendolo breve, arrivando a Sappada, che non è una salita proibita, non si è staccato da 50-60 corridori dal gruppo, perché se lui rimaneva in gruppo con gli altri non avrebbe perso la maglia rosa e avrebbe continuato, solo che lui andò in una crisi profonda e chiaramente io con il primo e secondo non potevo perdere il Giro d'Italia. Roche, che era dentro nella fuga, non è che è andato là in fuga, poi ha collaborato con quelli della Panasonic. Non ha fatto niente, cioè è stato Roberto che ha perso il giro. Poi i giornalisti queste situazioni qua la stanno ancora portando avanti. Roberto fa la vittima che ha perso il Giro d'Italia, ma il Giro d'Italia non l'ha perso per la carriera, l'ha perso lui, cioè... Sì, qui ci fa riflettere sull'individualismo all'interno del gruppo, o comunque quanto poi conti. Fa piacere, perché è arrivato in albergo e sono al telefono, mi chiamano al telefono, era un grande maestro che è Fiorenzo Maggi, e mi disse: Davide, come sei fortunato tu a fare il direttore sportivo. E io gli dico: bella fortuna. Oggi mi fa, vedrai, fa che fra 30 anni o 40 parleranno ancora di questa cosa qua. Lei ha fatto parte della nazionale di ciclismo. Com'è avere la maglia azzurra rispetto invece alla classica appartenenza a una squadra, allo sponsor? Come viene vissuta? Io come l'ha vissuta lei? Ho fatto un mondiale, il primo mondiale che mi hanno scelto, avevo 21 anni. E vestire la maglia azzurra, rappresentare la propria Italia, la propria nazione, 8-10 corridori, ti senti, soprattutto a 21 anni, ti senti così, ti senti importante, no? E di conseguenza è una grande emozione, anche perché il primo anno da professionista, 21 anni, ti trovi al tavolo con i grandi campioni come Gibondi, Adordi, Bitossi, Lancelli, ti trovi Triglioli, ti trovi al tavolo con questi campioni qua. È una grande emozione. Io ho avuto la fortuna
ho avuto la fortuna di fare due mondiali su strada e uno su pista. Ho avuto anche questa fortuna qua, che ho avuto esperienze che mi porto dietro, che mi è servita a fare il tiro per lo sportivo, perché io purtroppo la mia carriera è stata breve, perché sono caduto al tour, mi sono fatto male ai tendini, ho avuto quattro interventi ai tendini e non sono più riuscito a esprimermi come mi sono espresso in primi due o tre anni. Però quello che non ho avuto da corridore l'ho avuto. Infatti, ma dicevo, lei ha avuto successi da corridore, ma è sempre una compensazione nella vita. Da direttore sportivo, quindi insomma, viene ricordato secondo me come veramente con successi, e quindi ma li ha avuti nella seconda fase compensando questo corridore. Bene. Beh, che aggiungere? Intanto la ringrazio nuovamente per l'adorazione, per la disponibilità, per questa bella testimonianza, per anche gli spunti che ha dato, che poi al di là del ciclismo, dello sport, sono spunti, come abbiamo detto prima, per la vita, per le aziende, quindi come sempre una grande ricchezza. Per cui come Onlus per fortuna riusciamo a dare un po' di spunti, di riflessioni. No, ci mancherebbe. Ringrazio io voi.